Cannibale, 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 Michaela Schifrin, che nel parallelo di Sam Moritz ottiene il 48esimo successo in carriera, battendo nella finale del parallelo dello slalom in finale Petra Vlhova. Semplicemente una prova incredibile per Schifrin, che nonostante un errore recupera e poi va a vincere. Una Schifrin che può sbagliare, una Schifrin che può sbagliare ma vince lo stesso, per la perfezione con cui conduce le gare, con cui si può permettere anche un errore perché poi lo recupera in maniera magistrale. È semplicemente un atleta incredibile, un atleta che non abbiamo mai visto, perché 48 vittorie in Coppa del Mondo a 23 anni sono da fenomeno, perché con questa media, ragazzi, supererà tutti i record delle vittorie in Coppa del Mondo. Semplicemente impressionante la media di Michaela Schifrin, che sta infrangendo tutti i record veramente, con una perché è una atleta anche polivalente, ragazzi, cioè è in slalom vince lei, in gigante arriva sempre sul podio, in super G ha cominciato a vincere, in discesa ha cominciato a vincere, cioè vince dappertutto la Schifrin, in ogni gara di Coppa del Mondo c'è la Schifrin che vince, in combinata vince lei, ragazzi, quindi cioè, non c'è scampo per gli avversari, non c'è proprio scampo per gli avversari. Wendy Holdener, nonostante si sia qualificata da 31esima dopo la qualificazione di stamattina, ottiene un terzo posto insperato che fa sorridere i tifosi di casa, battendo nella finale del terzo posto Katarina Linsberger. Malino invece, Malino le italiane, con una deludente Irene Cortoni, che l'anno scorso, ricordiamo, nel parallelo di Courchevel aveva ottenuto il suo quinto podio in Coppa del Mondo arrivando terza, e invece oggi non va oltre gli ottavi di finale, mentre eliminate al primo turno Chiara Costazza e Federica Brignone, le altre due azzurre che si erano qualificate per le fasi finali. È un peccato per le italiane, una giornata senza acuti, diciamo che ancora allo slalom speciale femminile non abbiamo un atleta di rilievo, purtroppo ancora il nostro squadrone in questa disciplina, in questa specialità, non si è specializzato, come peraltro nel gigante maschile. Purtroppo, ragazzi, non c'è ancora lo squadrone italiano non ha sopperito a queste mancanze. Comunque siamo bravi in altre discipline e andiamo a compensare. E ragazzi, quindi ci lasciamo anche oggi con la 48esima vittoria di Michaela Schifrin, e non potrebbe essere altrimenti, con la Schifrin che ha già messo le mani prima di Natale sulla Coppa di Cristallo, che praticamente Michaela Schifrin se la gusta già, visto che ha un 300 punti, mi pare, o 400 punti sulla seconda della classifica generale, che è Michelle Gisin, semplicemente la dominatrice assoluta Michaela Schifrin, una cannibale, un gatto. E voi, ragazzi, lasciate tanto mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate. Appunto, ragazzi, condividete questo video, lasciate un sacco di mi piace al video, lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, ma non arrivederci, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.